Salve. Amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Santenchan. Mi aumentano i contatti in Instagram, di cui ho messo il link nel mio canale di YouTube. Se vorreste sommarvi al mio Instagram, richiedetemi come contatto, chiedetemi di essere contatto vostro in Facebook ed io da lì vi sommerò in Instagram, oppure cercatemi come Santenchan in Instagram. Bene, per oggi mi volevo preparare delle letture, però non ce l'ho fatta. E che di libri ne ho tanti, soprattutto mi avete chiesto letture buddiste. E io ho molte letture buddiste che vi possono interessare. Delle mie amiche, Marina Pandolfi e Carla Freccero, adesso non so chi delle due, mi avevano regalato questi due libri, anche altri. Guarigione definitiva di Lama Zopa Rinpoche, Il potere della mente, molto bello. E questo, Una strana liberazione, Vite tibetane nelle mani dei cinesi, di David Pat. Ed è molto interessante come i libri possano ispirare tanto. Però, se non mi sono preparato molto, e mi scuso di non aver studiato oggi. Come mai faccio questo video? Beh, la ragione è semplice. Mi motiva che fra i tanti commentari che riceve il mio canale mi abbiano detto che io li ispiro, che sono molto bravo, che sono una forza, che mi seguono da molto tempo, di andare avanti così. E quindi io ho sempre dei ricordi come se fossero avvenuti ieri, ma in effetti per rammentarli mi devo volgere al passato, e scopro che sono passati a volte decine di anni da quando mi rimembro di alcune cose. E poi ultimamente ho pensato, ma forse l'età di alcuni ricordi miei è addirittura superiore all'età di molti del mio pubblico. Cioè, sono cose successe 20, 30 o 40 anni fa, e magari molti di voi che mi seguite avete appena 30, 25 o 15 anni. Quindi uno rischia di fare come il buon contadino, che lavora e conserva tutto in un silos. E a volte ci sono dei contadini che hanno i granai pieni, e magari tutto quel grano non si continua attesorando più, ma addirittura marcisce, e quindi non ci guadagnano nulla dall'avere tanti silos pieni di grano. A un certo punto tocca anche vendere. E nel mio caso, magari nel mio piccolo, per
modeste che siano le cose che conservo nei miei ricordi, sono molte, e se continuo a conservarle per me, poi perdono di valore, perché il bello di realizzare qualcosa è di poterlo condividere. Aristotele diceva che l'essere umano è un animale sociale e che per agire deve interagire, e lo diceva anche Buddha, che l'importante è riconoscersi interdipendenti, perché essere dipendenti da qualcuno o qualcosa non è bello, ma è anche impossibile essere assolutamente indipendenti, perché sempre da qualcosa o da qualcuno si dipenderà. Allora, nella relazione, nella interrelazione fra uno e gli altri e uno, si raggiunge l'interdipendenza. Infatti, io forse avrò delle qualità intrinseche mie, però faccio questi video per condividerli. Allora sono dipendente da voi, e voi come pubblico avete sentite che è bello guardarmi, quindi io dipendo da voi, voi dipendete da me, e quindi siamo interdipendenti, e quindi non è che lavoriamo per l'Inter. E quindi io sto studiando la forma di poter, non so come riuscirò a catalogare, registrare, definire i miei ricordi, le mie esperienze, perché certo c'ho una certa età e non vorrei sembrare un saputello, però quelle poche cose che so, che ricordo, perché per esempio inizio a essere cosciente che magari i miei ricordi, che ancora mi sembrano di ieri, del mio passato, perché non sono tanto vecchio, però per me sembrano trascorsi ieri. Poi mi ricapacito e vedo che invece sono ricordi di 20-30 anni fa, di 10 anni fa, di 40 anni fa, molto, quasi tutta la mia vita alcuni ricordi. Però invece mi rendo conto che il mio passato inizia a essere la vostra storia, perché se voi ci avete 20 o 30 anni, cose, che esperienze del vissuto quotidiano, e non ho mai fatto politica, economia, niente, esperienze ordinarie di uno di voi, però che sono avvenute negli anni della vostra infanzia o prima della vostra infanzia, per me è il mio normale passato, no? Nulla di strano, ma magari per voi inizia a essere la vostra storia, quindi magari avreste interesse nel avere qualche testimonial, qualche informazione su come si viveva nel passato, così come io da giovane, adesso che ci ricordo bene, avevo interesse nel sapere l'infanzia di mio nonno, come si divertiva, a che giocava, di che parlavano le barzellette, come viveva ai 5 o 15 anni mio nonno, perché sembrava per me, quando ero adolescente, un'epoca remota, addirittura che leggevo qualche libro proprio scritto, qualche racconto scritto nel passato, inizio secolo. Sembrava un altro italiano, un altro idioma, un'altra mentalità, un'altra idiosincrasia, perché le idiosincrasie cambiano generazionalmente. Quindi già come parlo io, purtroppo sono testimonianza di parte del vostro passato. Magari oggi gli italiani si esprimono in un altro modo, alcuni accettano il cambiamento, altri rimangono nel loro mondo linguistico. Quindi, così come io ero interessato nel sapere com'era la società italiana all'epoca di mio nonno e anche di mio padre, la gioventù di mio padre, con che giocava, come si divertiva, che leggeva, quali aspettative aveva, come si relazionava la gente all'epoca. E così, se io vi racconto le mie memorie, i miei ricordi, i miei pensieri della mia gioventù, magari voi potrete ricostruire il vostro passato prossimo, perché nel bene o nel male
l'Italia che è adesso è anche conseguenza di anni anteriori. Certo, io non ho mai creduto alla politica, al contrario di molti che si lasciano indirizzare dai politici di turno, e quindi anche io vorrei testimoniare al riguardo di come le promesse di adesso sono le promesse di ieri, dell'altro ieri, di ieri ancora, perché per esempio negli anni 70 e 80 si parlava magari in altri termini, perché non c'era esterofilia, non si diceva austerity, che sembra cool, no, si diceva austerità, si diceva rigore e non rigidity. Ma dove cavolo prendono queste parole? Vabbè, però cercate in internet. Negli anni 70 c'era crisi energetica, si andava a targhe alterne, successivamente c'è crisi smog e si va a targhe alterne. Anche oggi è cambiato nulla? No, per una ragione o per un'altra ti fanno andare a targhe alterne. Adesso il pretesto è che non hai l'euro 5 o qualsiasi altro filtraggio del carburante. Vabbè, ma allora perché ti vendono macchine che nei giorni di massima polluzione non possono entrare nel centro? Perché vendere tante macchine e non fare come in altri paesi del centro e nord Europa, che ci sono le biciclette pubbliche e i taxi pubblici gratis? Vabbè, però ecco, tutti questi ricordi e queste cose le vorrei mettere a vostra disposizione. Certo, poi io penso a dei progetti e poi mi tocca elaborarli in tanto tempo, e quello è un altro paio di maniche. Però mi piace molto che a voi vi piaccia in generale il mio canale, che lo seguite e aumentano le visioni giorno dopo giorno. Certo, sono disoccupato e vorrei che YouTube mi pagasse, quindi per favore diffondete i miei link fra i vostri contatti e poi fate clic nel banner pubblicitario. Ah, novità di questo video: non mi sto filmando con una webcamera, ma sto osando dargli zoom alla filmatrice, perché voi mi possiate vedere da vicino e non in un campo lontano, come di solito succede quando mi filmo con la filmatrice. Spero di non venire male nell'inquadratura, però ecco, ho calcolato che fino a qua va bene fare zoom, dopo mi taglierebbe la testa. Esco con l'inquadratura Robespierre dopo la ghigliottina. O Luigi XVI. Poi che altro dire? Volevo leggere il libro di Sani Gesualdi, ma oggi ho poco tempo. Allora ho detto, o leggo un libro, e avrei letto anche l'insegnamento del Buddha, che da molto che non leggo, oppure faccio un video. Ed ho preferito fare un video di saluti, di parlare del più e del meno e di proporre progetti. Beh, spero di filmare più presto qualcosa. Mando un saluto a Pietro Trevisan. Ciao, ti continuo a seguire, anche se mi piacevano i video che ho seguiti tutti del ciclo biblico. Poi volevo registrare un video, filmare, perché ho raccolto del materiale, soprattutto di un tale studioso Pepe Rodriguez, che al contrario dello studioso italiano che è ufologo e paleo alienigena, no, qualcosa, invece Pepe Rodriguez
ha scritto un libro che io avevo in versione digitale ma non l'ho letto, poi ho perso. Le bugie fondamentali della Chiesa Cattolica, dove chiaramente passa a criticare soprattutto le pietre fondamentali le pietre basali del Nuovo Testamento, cioè la Bibbia, il Vecchio Testamento. Infatti, numerosi studiosi anche ebrei sono arrivati alla conclusione che la Bibbia non è altro che un'antologia di testi mitici e leggendari. Non sarebbe esistito l'Esodo, non sarebbe esistito Noè, non sarebbe esistito la schiavitù degli ebrei in Egitto, non sarebbe esistita la battaglia di Gerico, perché non sarebbero esistite le mura di Gerico, prima di tutto. Forse non è neanche esistita Gerico. Non sarebbero esistite tante cose come l'adorazione del vitello d'oro, che sarebbero stati tutti dei racconti per edificare il popolo, e soprattutto che la Bibbia ha funzionato come le piramidi per gli egizi. Perché gli egizi hanno costruito le piramidi? Bene, gli egizi non erano nient'altro che una serie di popoli che vivevano lungo il Nilo. C'è stata un'epoca in cui esistevano tanti re nelle valli del Nilo, prima dell'Alto e del Basso Egitto. Poi una serie di guerre ha accentrato il potere in due faraoni, in pratica, sacerdoti re. Poi mi sembra che c'è stata una unificazione, e per trovare un motivo unificatore di tutti quei popoli che parlavano in origine idiomi diversi, dialetti diversi, che erano etnie diverse come i nubiani, eccetera, hanno creato degli eventi che potessero farli lavorare tutti insieme e credere in un unico ideale, in pratica in un'unica religione, l'adorazione del faraone, perché per quello serviva il politeismo egizio, perché il culmine di tutto era il faraone, personificazione del dio, e per lavorare nella sua tomba ci mettevano decine di anni. In questo modo si è creato il nazionalismo egizio, cioè, mi spiego, poi non si hanno più costruito piramidi, perché non era più necessario. Dopo 60 anni di costruire piramidi, la gente c'aveva una cultura. Le piramidi come altare nazionale al dio egizio che era il faraone, e la religione che hanno elaborato durante quel periodo a partire da credenze ancestrali identificava addirittura il faraone come la personificazione del popolo e della terra d'Egitto e degli dei. Quindi il faraone era pontefice fra terra, popolo e cielo e inferno. Quindi per quello hanno creato una nazione costruendo piramidi, unificando il sovrano alla religione, alla terra, al suolo, al mondo degli dei e al popolo, perché era uomo completo il faraone, rappresentava tutta la sua gente. Con la Bibbia hanno voluto dare un'identità collettiva a tutto un insieme di popoli che confluiva in un unico collettivo, popoli semiti, però che avevano tradizioni diverse. Infatti è per quello che Dio avrebbe centinaia o migliaia di nomi diversi, perché si crede che prima esisteva una monolatria, per cui non si ripudiavano gli altri Elohim, però si doveva adorare il proprio Elohim. Quindi alla fine hanno detto: non sono tanti Elohim, ma sono tanti nomi di un unico Dio. Questa è stata la spiegazione, perché prima invece era molto probabile che, come i Filistei, i Cananei e altri, avessero tante divinità e fossero anche monolatri essi stessi. Si sceglievano una divinità nazionale a seconda della tribù o del regno. Così anche gli ebrei prima, come tutti i popoli semiti della regione o semitici, erano monolatri, quindi Elohim, Geova, eccetera. E poi invece hanno detto: no, non sono tanti dei, è un unico Dio,
e tutti gli altri Elohim sono i nomi dell'unico Dio. Quindi dopo l'esilio è che si impone il monoteismo. Prima si accettava o si tollerava la monolatria, che ogni popolo, ogni tribù e ogni consiglio di anziani aveva il suo nome del suo Dio. Allora, da monolatri diventano monoteisti perché dicono ogni altra dottrina è falsa, c'è solo un Dio. Però gli altri non è che adoravano altri dei, adoravano lo stesso Dio con altri nomi e non lo sapevano. Adesso lo sanno, passano ad adorare tutti lo stesso Dio nell'unico tempio. Per quello che un unico tempio, per un unico popolo, per un unico Dio, con a capo un unico sommo sacerdote. Non so se mi spiego. Infatti, dopo la distruzione per opera dei miei antenati, gli antichi romani, del secondo tempio, si impone una decisiva diaspora e allora non ci può più essere un unico sacerdote a mediare fra l'unico Dio nell'unico tempio con il re, perché non c'è più neanche re israeliano. E allora, grazie anche alle riforme del cristianesimo, che in un inizio si pensava essere un ebraismo riformato, non era destinato a essere una religione diversa, si produce la riforma del rabbinato, cioè in pratica ogni capofamiglia può diventare, se studia, sacerdote. E si disperdono nella diaspora perché non c'è più possibilità di avere un grande tempio, non c'è più neanche una controparte politica al grande sacerdote, cioè il re. E quindi tutto quel sistema si era costruito, che si è andati dal monolatrismo al monoteismo, si è andati perché c'è stata un'unificazione territoriale, Giudea e Israele si integrano, perché c'è stata un'unificazione politica, un solo re, e anche la Samaritania mi sembra che si integrò. E quindi anche la controparte religiosa pretende unificarsi per fare dal contraltare al potere temporale. Un solo re e tante chiese, tanti templi? No. Un solo re necessitava di un contraltare religioso in un solo sacerdote. Un solo sacerdote per controllare la religione necessitava di un grande tempio. Quindi fra grande sacerdote e re si spartiscono i poteri per controllare meglio la popolazione nella coscienza, nell'etica, nella morale e nel governo temporale. Quando questo tutto finisce? Quando per seconda volta è distrutto ad opera dei romani, dopo i babilonesi, il grande tempio, quindi perde di importanza il grande sacerdote perché non può più controllare tutti i sacerdoti minori nel grande tempio. Perde di importanza il re perché non governa più e quindi non c'è più nessun reclamo dinastico per 2000 anni, e quindi si è perduto il lignaggio reale, si è perduto il lignaggio anche del grande tempio, e quindi per 2000 anni quelli che erano sacerdoti agli ordini del gran sacerdote del tempio aprono dei tabernacoli e dei templi là dove c'è una comunità di fedeli. E quindi che a tutt'oggi la religione è questa, perché non si è ricostruito il terzo tempio. Quindi è per quello che si è passati dalla monolatria delle tribù nomadi, che magari credevano non solo in lo Dio, ma credevano in tanti dei diversi, e c'è stata questa conversione politico-religiosa al monoteismo, e si è passati a dire non è che prima c'erano molti dei, cosa che invece può essere contestata, ma che prima adoravano lo stesso Dio con culti e nomi differenti. Per me invece, che è stata una scelta politica di passare dalla monolatria al monoteismo per ragioni di controllo territoriale, di governo territoriale, quando si è armato un regno unificato di Israele, si è voluto dare un contraltare politico, religioso, costruendo il grande tempio con il grande sacerdote che governava tutti gli altri sacerdoti. Forse lo ha fatto lo stesso Salomone,
per avere un'influenza sulla religione e perché la religione possa influenzare la politica. Non lo so, perché di questo non si ha prova. Non hanno lasciato documenti scritti, non c'erano giornalisti come Marco Travaglio all'epoca. Ecco quindi che mi riaggancio al nostro amico Marco. Come stai, Marco? Non ti ho più dedicato dei video, mi dispiace. Non ho avuto tempo neanche di scrivere delle lettere a delle persone che conosco, però ti voglio dedicare dei nuovi video. E quindi adesso fra poco devo staccare. Sì, devo staccare, sono le 12:34, però continuerò a pubblicare su Instagram, che c'ho già 25 seguaci in Instagram. Mi raccomando, Marco Travaglio, tu ti stai perdendo un futuro Indro Montanelli, e lo so, tutti possiamo fare degli errori nella vita, ma tu puoi ancora rimediare. Mi vuoi come collaboratore del tuo Fatto Quotidiano? Vuoi pubblicare qualche libro mio, magari in allegato come fascicolo al tuo quotidiano? Sei sempre in tempo. Il tuo Sant'Enchan vuole collaborare con il Fatto Quotidiano. E lo sai che io vorrei essere il capitano della nave senza capitani. Vabbè, bando alle ciance, che poi che cosa sono non lo so. Vi saluto a tutte e tutti, spero di incontrarci al più presto in un altro video. Adesso taglio, se no diventa troppo pesante da pubblicare, perché io mi faccio sempre prendere la mano. E niente, mi raccomando, statemi accorti. Ciao, saluto Mimmo Corcione e a tutti gli altri che mi seguono. E se volete collaborare con me, caricate un video in Common Creative che io lo integrerò nei miei video, e scrivetemi che avete caricato un video. E poi soprattutto, se avete dei fatti, delle aneddote, dei temi, fatemi delle domande, e soprattutto fate delle video risposte ai miei video e caricatelo in Common Creative, che io vorrei incorporare i video che fate con le domande nei miei video di risposta, così viene un qualche cosa di molto divertente. Fate dei video di domande o proponendo temi o parlando di qualcosa, in modo che io li continui, e caricateli i video in Common Creative e mandatemi il link del video, così io poi, quando vado nell'editore di YouTube, incorporo il vostro video nel mio. E così faccio un video con tutte le vostre domande o temi che proponete o discorsi che fate nel mio video, e viene un tutt'uno. Io ho molte visioni e magari pochi iscritti. Qualcuno di voi ha molti iscritti e poche visioni. Se sommiamo i video, facciamo uno scambio anche di visioni e di iscritti. Allora mi raccomando, fate così, caricate un video con i vostri temi preferiti, pensieri, preoccupazioni, domande. Caricatelo in Common Creative e mandatemelo come video risposta, e soprattutto ditemi che lo posso usare incorporandolo nei miei video. Però se non lo caricate in Common Creative, io non lo posso utilizzare. Allora, un abbraccio dal vostro Sant'Enchan e da presto. Ciao.